Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è l'ultimo gameplay per quanto riguarda questa stagione, perché è l'ultima partita, ma ci tenevo a farla perché è l'ultima partita anche per Gigi Buffon, che vedete appunto nell'inquadratura. Gigi Buffon che giocherà l'ultima partita appunto allo Stadium proprio sabato alle 6 contro l'Hellas Verona. Le squadre entrano in campo, sarà così anche veramente, in realtà sarà l'ultima entrata in campo del nostro capitano con la fascia da capitano e con la maglia da portiere, che sarà quella della prossima stagione, così come le casacche e le maglie dei giocatori che ovviamente non ci sono nel gioco visto che è PES 18. Io ho messo una squadra senza guardare quelli che saranno le effettive formazioni, perché non mi interessa. Mi interessa mettere in campo coloro che poi andranno via dalla Juventus, che come vedete sono Buffon, Lichtsteiner a Samoa, più Barzagli, Chiellini, perché sono stati un po' gli storici della Juve, Marchisio chiaramente, e davanti ho messo un po' quello che mi interessava al momento, contando che comunque probabilmente potrebbe andare via qualcuno tipo Mandzukic, non si sa, ma chiaramente sono supposizioni che mi sento di fare a questo punto della situazione. Quindi le squadre sono queste, giocheremo questa partita, ma soprattutto cercherò di riproporre quella che sarà la vero finale di questo campionato, con l'addio di Buffon, che secondo me sarà con una sostituzione a partita in corso. Ma intanto giochiamole, poi vediamo un po' che succede. L'Hellas ha possesso palla, adesso devo concentrarmi, altrimenti le prendo anche dall'Hellas, che è una cosa che potrebbe succedere visto che ho alzato un po' la difficoltà. Lo stesso difficoltà che uso per YouTuber Steam, come sapete non è che le vinca tutte, appunto perché c'è un po' più di realismo. Ecco Marchisio che la spazia, buonanotte, per Dybala per Higuain bene per Lichtsteiner, che sarà anche per lui l'ultima partita allo Stadium. Lichtsteiner va sulla destra, va in fondo, il cross strano in mezzo, cross in mezzo per Mandzukic. Fuori di poco Marione Mandzukic, oggi utilizzato come spalla appunto di Higuain insieme a appunto Paulino Dybala. Riguardiamo l'azione, il cross anche era giusto, ma l'errore è questa volta di Mariolone Mandzukicino, di cui tra l'altro ho preso la maglietta che avete sicuramente visto della Croazia con lo spacchettamento dell'altro giorno. Credo di averlo caricato o giovedì o venerdì, adesso non mi ricordo. Chiaramente questo video qua lo pubblicherò credo il sabato stesso, oppure venerdì, e quindi ho già caricato chiaramente lo spacchettamento giovedì. Grande il chiello, Marchisio può battere contropiede con Higuain per Dybala. Bel lancio per Higuain che ci arriva fuori di poco. Vediamo se c'è l'elevazione del portiere, ma intanto riguardiamo l'azione con Marchisio che parte il contropiede per Higuain, che l'appoggia Dybala per appunto Higuain con l'esterno sinistro. Che spettacolo. Qua la tocca, ma secondo me c'è l'elevazione perché ho sentito tremare il joypad, e quindi infatti Dybala all'angolino, la bandierina, cross in mezzo per Mandzukic di poco, ma il portiere fa buona guardia. Riparte Romulo dell'Hellas. Marchisio bravissimo in fase di intercettazione. Mandzukic per Matuidi. Higuain per Dybala. Paolo Dybala, il numero 10, la Hoya, che segna il primo gol della Juventus. Guardiamo il replay. Bravissimo con Marchisio, bravissimo con Mandzukic che trova Matuidi. E poi ovviamente bravissimo Higuain che si gira, Dybala, gioco facile per lui, per un campione del suo calibro, e la manda in rete. Riguardiamo ancora una volta da questa angolazione diversa d'esterno qua, poi vabbè, qua di sinistra proprio sul piede, un gioco da ragazzi per l'argentino con la numero 10. Riparte l'Hellas chiaramente. Marchisio qua sta facendo un portitone perché le palline è tutte lui. Attenzione Marchisio per Higuain. Come sta? Ah, bellissima la cosa che ha fatto Mandzukic, che si è disteso per beccare la palla. E poi vabbè, avete visto quello che è successo. Chiellini che va più veloce della palla. Infatti non riesce a prenderla a Cerci, il Robin dei poveri. Attenzione ancora a Cerci. Cerci cerca ma non trova perché siamo a buona guardia. Samoa, ricordiamo che con molta probabilità verrà ufficializzato a momenti, a giorni, andrà all'Inter. Scelta sicuramente di un professionista molto serio che ringrazieremo a vita per quello che ha fatto in questi 6 anni, di cui 3 da assoluto protagonista. Gli altri 3 un po' meno, contano gli infortuni e il turnover molto pesante. In concomitanza con la presenza di Evra e Alexandro. Attenzione, può partire la Juventus, ma l'Hellas... Però attenzione Dybala che... Dybala che fa benissimo, Dybala che si gira benissimo, Dybala per Higuain al volo.
Il portiere ha fatto una parata, signori, che mi ha un po' sconvolto in tutto, perché riguardiamo Dybala cosa fa. Anzi, non vuole farci riguardare nulla, io non ho scherzato nulla, ma non importa. Angolo per i bianconeri, cross in mezzo, siamo alla fine della partita, cross in mezzo per Mandzukic. Rischia l'autogol dell'AS Verona, non importa, adesso finirà, vediamo. Ecco qua, fine primo tempo con la Juventus in vantaggio di un gol con la rete di Dybala dopo un'azione molto buona con un contropiede magistrale. Ora andranno in punto in spogliatoio e quindi noi guardiamo un po' di statistiche che sono queste, dominio Juventus. Ci vediamo fra pochissimo per il secondo tempo. Eccoci qua, ben ritrovati con il secondo tempo. Nessun cambio per ora perché voglio giocarmeli insieme tutti e tre per un motivo ben preciso che avrete già immaginato. Farò fare una bella passerella virtuale chiaramente a Buffon in primis, a Lick Steiner e a Samoa, sostituendoli tutti e tre insieme fra qualche minuto. Attenzione a Higuain, contro il movimento di Higuain, ancora no, buona guardia del difensore o centrocampista dell'Hellas. Attenzione a Mandzukic che copre la palla col corpo, mamma mia. Mandzukic però vabbè, era in due. Pressing di Matuidi, credo. Grande Manzo, il passaggio è per Higuain. Matuidi, ancora Higuain ma non lo trova. Riparte l'Hellas che è ancora molto basso ma sta cercando di superare, lo fa la metà campo. È grande Lick Steiner, l'ultima forse intercettazione per quanto riguarda, ecco, Dybala qua sbaglia, non va bene, però non importa. E qua Chiellini fa una cosa che non doveva fare, speriamo che non mi... Vabbè, giallo va bene perché se è rosso devo un po' modificare la squadra andando a discapito di chi volevo togliere. Beh, qua è fallo sulla gamba, però che non è la spezza, in realtà non importa. Giallo sanzionato, giusto così. L'Hellas batte questa punizione con Romulo. Barzagli, può partire Dybala col contropiede ma fa benissimo il movimento Gonzalo Higuain che parte sulla sinistra, si porta sulla sinistra 1-3 contro 4-5, diciamo che benissimo Higuain. Higuain verso il centro, Higuain, Higuain, tiro di Higuain, fuori di pochissimo. Che occasione sprecata ma in realtà molto buono quello che ha fatto Higuain con quella palla, tornando verso il centro con grande potenza, un tiro che è andato fuori di più o meno un mezzo metro. Ecco, io volevo concedere questa passerella a Buffon e far entrare Carletto Pinsoglio. In realtà il gioco non mi consente di fare una vera passerella a un giocatore che si ritira, con qualche immagine in più, però è indicativo e simbolico quello che succederà sicuramente. Spero che succeda così, cioè che Pinsoglio sia entrare per un discorso così un po' trash, ma che Buffon esca tra gli applausi, è una cosa che mi piacerebbe. Più gli applausi per Lick Steiner e a Samoa che sono usciti. E al loro posto abbiamo Alexandro a sinistra e a destra Ovedes che potrebbe andare via, pertanto anche lui un po' di minuti in più che non gli fanno mai la testa di balli, 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 di balli, di balli, di balli, di balli, di balli. No, Dybala non ce la fa. Siamo ancora su 1-0. Vabbè, diciamo che le emozioni virtualmente giocano molto a favore loro con un solo gol di scarto. Ma vabbè, non importa. Qualcuno che gliela prenda. Ecco, siamo col fallo. Sì, c'è il fallo di Alex. E riprende subito la palla Alexandro. Molto bravo. In fase di strada. Attenzione di Higuain. Higuain contro il movimento, Higuain perfetto, tiro a giro, perfetto il portiere Nicolas che prende la palla. Higuain che quando può tira, giustamente, come è giusto che sia. La gente che si distira per terra. Grande il Barza, che dovrebbe fare un altro anno con noi, quindi in teoria non è a rischio di tiro per ora, ma il prossimo anno lo è. Finisce qui la partita, la Juventus vince contro l'Hellas Verona, l'ultima partita di campionato, questa simulazione, con il ritiro di tre grandi campioni della storia, bianconera. Queste sono le statistiche, dal Marchese bianconero è tutto, ovviamente questa è nulla in quanto a paragonabile, in quanto sarà la partita di sabato, perché sarà colma di emozioni dovute ai ritiri dei giocatori, in particolare Buffon, che come sapete rappresenta qualcosa di totale per la Juventus, per i tifosi bianconeri.
Ci diamo appuntamento al prossimo video, che verosimilmente sarà il post partita, chiamatela come volete, più che post partita, post scudetto, post festa, post lacrime, post tutto, post qualsiasi cosa che in questo momento vi passa per la testa. Come sempre, forza Juve, e alla prossima, ciao!